c'è un nuovo modo di festeggiare il carnevale. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ho intenzione di farvi vedere come ho realizzato delle mascherine molto molto particolari. Le ho chiamate i carnocchiali. Sono una mia invenzione, penso che siano una mia invenzione, non le ho viste da nessuna parte. E sono delle mascherine che ho sperimentato per agevolare mio marito Gabriele, che porta gli occhiali e non può mettere le maschere, giustamente, perché o mette la maschera e non vede più niente, o mette gli occhiali e non può mettere la maschera. E allora cosa ho inventato? I carnocchiali. Sono delle maschere di carnevale su occhiali. Io le ho sperimentate su un occhiale a lente neutra comprato mi pare all'OVS per 2 euro, una cosa di questo genere, le vendono un po' ovunque, no? E le trovo molto utili perché anche quando durante le feste, anche durante le feste di piazza, arrivano quelle manciate di coriandoli che investono bocca e occhi, l'occhio con la lente di protezione sta molto molto protetto. In più le trovo utili perché le ho usate quando si va magari a ballare, molto spesso la maschera suda, gronda, ti si appiccica alla faccia, invece il carnocchiale è molto semplice, si toglie come una normale montatura di occhiale e puoi tenerla in mano mentre balli, oppure puoi appenderla alla maglietta come si fa con i normalissimi occhiali. Quindi un modo diverso per agghindarsi per carnevale. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco il nostro caoticissimo tavolo per creare i carnocchiali. Quest'anno io quindi i miei carnocchiali li farò tema musica. Cosa mi occorrerà? Alcuni plettri di diverso colore. Non ho trovato colori molto sgargianti, ma ho preso tutti questi in madreperlati che sono bellissimi a 40 centesimi l'uno. Poi della Vinavil è un bicchierino di carta, una striscia di carta adesiva del colore che preferite. Io la mia maschera la farò come base nera, quindi userò questa. E le fotocopie di carta da musica su fogli colorati. Io qui diversi colori e poi insieme a voi sceglierò quale utilizzare. Della carta colorata, anche di questa sceglierò insieme a voi quale utilizzare. Voi fatevi un'idea prima del vostro carnocchiale e scegliete di conseguenza. Uno spiedo in legno, un paio di forbici, una matita e un tagliabalza. Degli strass possono sempre tornarci utili. Un paio di occhiali, uno delle lenti non graduate, bianche, in modo che io possa vedere anche la notte e che mi siano comodi. Del feltro, io ho qui i tondini adesivi che ho preso alla Lidl, voi potete usare anche il feltro comunissimo, l'importante è che sia adesivo. E poi una mascherina in cartoncino, la sagoma, una maschera che comunque mascheri totalmente la montatura dei vostri occhiali. Vedete, la mia è totalmente contenuta. Scegliete voi la forma della mascherina anche in base alla forma dei vostri occhiali. Se volete le mascherine, le sagome di alcune mascherine potete trovarle sull'album di Facebook, le mascherine di carnevale. E poi del glitter, io non so se sarò quello dorato o quello rosso, anche questo lo decideremo insieme. E poi la nostra mitica attacca tutto è un cartoncino abbastanza sostenutello. Questo fa parte di un blocco cartoncini della Lidl, quelli tutti colorati, quindi un 250 grammi, una roba del genere. Adesso sul cartoncino disegniamo la sagoma che ci siamo creati per il nostro carnocchiale. Perfetto, e ritagliamola. Ok, arrivati a questo punto prendiamo la nostra carta velluto e ritagliamone due strisce che contengano perfettamente al suo interno la nostra mascherina. Ecco qui la nostra bella carta che adesso srotoliamo. Questa non è neanche carta velluto, è carta panno a dire il vero, che è un po' diversa dalla carta velluto per la texture, un pochettino meno appunto vellutata e più pelosetta. Apro la mia carta panno, carta velluto, quello che trovate, io in casa avevo questa e quindi ottimizzo, e adagio sopra la mia mascherina. Capirete che così sarà molto semplice ritagliarne l'eccesso. Vi consiglio però di lasciare un bordo in eccedenza di un millimetro circa. Guardate.
Posso già dire che questa panno fix, questo è il nome di questa carta panno, ha un adesivo tenacissimo, quindi è molto molto buona. Se mentre faccio un lavoro posso consigliarvi un materiale carino, ne sono anche contenta. Lasciando questo disavanzo di un millimetro, non soltanto i due disavanzi combaceranno, ma lasceranno un profilo molto morbido che potrebbe più venire a contatto con l'esterno, quindi anche poggiandosi magari qui sulla gobbetta del naso, sul monte del naso, e insomma è più comodo. Adesso prendiamo l'altra striscia di panno fix, appoggiamola sul piano da lavoro e facciamola aderire dall'altra parte e ritagliamo l'eccesso, che voi dalla videocamera non vedete, ma che invece a me appare molto chiaro. Ok, se volete vestirvi da Robin la vostra mascherina è pronta, ma se invece volete continuare a costruire il carnocchiale procediamo col lavoro. A questo punto mettiamo da parte la nostra mascherina e cominciamo a preparare i pezzi che la comporranno. Ci occorrerà lo spiedo, è un foglio di carta anche bianco, io ce l'ho colorato quindi lo utilizzo colorato, che taglierò così senza star molto attenta alla misura, circa 8-10 cm. Poi nel modo in cui vi ho insegnato a fare le cannucce per gli ovetti di carta, faremo una cannuccina di carta. Come metteremo di sbiego il nostro stecchino rispetto a noi e andremo a insinuare attorno la carta, quindi cominceremo ad arrotolare così, arrotolate, arrotolate tutto e alla fine fissate con un po' di vinavil e quindi attaccate la fine con un puntino piccolissimo di vinavil. Facciamo un 4-5 cannucce. Ok, fatte le striscioline, intingete nella vinavil la parte più stretta di ognuno e infilatela nella parte più larga dell'altra, così, in modo da crearvi una stecca, una cannuccia lunga. E lasciamo asciugare questa bacchetta, che sarà venuta di circa un metro, un attimino. Una volta asciutta, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo schiacciare in maniera tenace la nostra bacchetta, così, fino a crearci una striscia di carta, una cannuccia schiacciata. Schiacciata ben bene la nostra cannuccia, con questa dobbiamo costruire una chiave di violino. Sapete com'è fatta una chiave di violino? Spero di sì, se no cercatevela su internet, se no vi metto una fotina qui. E dobbiamo proprio ricreare la stessa identica forma. Quindi intanto arcuate un po' tutto il vostro nastrino in modo che sia più morbido da lavorare, nastrino fatto appunto ormai di cartoncino, e dopo cominciamo a modellarla. Allora, per far combaciare un lembo in un altro, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seghettare leggermente uno dei due, così, non del tutto, così, con un pennellino, uno stuzzichino, quello che sarà per essere, bagnare l'intersezione e quindi far incastrare la parte che vogliamo si incastri, che però dovremo aver tagliato nel senso opposto. Ora vi faccio vedere. Allora, questa la tagliamo dalla parte superiore, questa l'abbiamo tagliata dalla parte inferiore, apriamo i lembi e zac, ok, e proseguiamo, ok, e anche qui devo incastonare la curva in modo che stia ben fissa e non si muova più e mi formi la tipica forma della chiave di violino. Quindi prendo bene le distanze, taglio intanto la parte che dovrà ospitare, quindi dall'alto verso il basso, e poi alla rovescia i segmenti lì dove dovranno essere ospitati. Ok, quindi faccio bene i conti, voglio che la mia chiave sia ben incurvata, quindi la metterò più o meno qui. Ok, e poi piano piano
ta 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 ta, saliamo anche questa, decidiamo quale deve essere quindi l'altra parte che va incastonata, facciamo il taglio, bagniamolo con la colla, apriamolo e bagniamolo con la colla, e anche di qui, zac, infilziamo. Questa è la cosa più difficile della mascherina, promesso. È la nostra pseudo chiave di violino, è pronta. Mi perdoneranno i musicisti, ok? Cosa dobbiamo fare adesso con questa chiave di violino? Dobbiamo ricoprirla tutta di glitter. E allora, o dipingerla tutta di un colore che ci piaccia, o farla direttamente in una stoffa che in un con un materiale che è idoneo per la nostra mascherina. Io avevo invece pensato proprio di passarla tutta con acqua e Vinavil e glitterarla totalmente, però siccome devo fare anche la chiave di sol, mi pare che si chiama, eccola qua, è molto semplice, basta girare, è una C ed è bella e pronta lei. Poi va messa con due puntini, andrebbe messa con due puntini qui, che in questo caso io userò due glitterini per farla accompagnare. Ecco, sia l'una che l'altra adesso le ricopro tutte di glitter. Facciamole insieme. Prendiamo la nostra Vinavil e adesso con pazienza spennelliamo su tutto. E prima che la Vinavil faccia presa, rivestiamo il tutto di glitter. Ok, facciamo asciugare e facciamo così anche la chiave di violino. Ok, lasciamo asciugare le nostre chiavi musicali e nel frattempo vado a lavarmi le mani. Decidiamo adesso dove applicare il feltro, perché poi sarà complicato prendere le misure avendo tutto bello e bardato. Prendo la mia mascherina e vedo dove dover applicare. Ok, così il mio adesivo, quindi non dovrò neanche metter colla o altro. Tengo fermo e attacco sulla lente e poi tolgo il disavanzo, tengo fermo e attacco sulla lente e poi ne prendo un altro, lo divido a metà. Voi fate i pezzi col velcro normale perché non penso che abbiate questi e vi verrà veramente molto molto semplice. Qui uno. Ok, e l'altro mezzo dall'altra parte. Ora vi faccio vedere cosa ho fatto, perché nero su nero capisco che non si veda, ma per me è necessario in questo momento non muovere la mascherina. Adesso su queste io applicherò le gemelle e questi saranno i punti in cui il nostro carnocchiale sarà assicurato alla mascherina. Io taglio anche l'in più in modo proprio che sia tutto a misura. Ok, ammetto da parte. Abbiamo detto che la mia mascherina rappresenta la musica. Adesso vi faccio per capire. Da una parte avrà la chiave di sol e dall'altra parte avrà la chiave di violino, così. Adesso devo adornare tutta la parte superiore e voglio farla a mo' di, diciamo, maschera di Venezia, passatemi il termine. Prendo la mia carta rossa, è una carta nera per segnare il contrasto, e disegno tre rettangoli via via sempre più piccoli, uno, e ritaglio. Questa volta lo faccio sul nero, deve essere un po' più piccolo, e allora per far sì che abbia la stessa forma ma sia più piccolo, io cosa faccio? Ricalco il primo e poi con le forbici
tolgo mezzo centimetro da una parte e mezzo centimetro dall'altra. Adesso faccio anche l'ultimo e lo faccio come ho fatto i precedenti, quindi ricalco il più piccolo appena tagliato e tolgo circa mezzo centimetro da una parte e mezzo centimetro dall'altra. Adesso con una matita dalla parte del dritto, quindi dove c'è la carta, il pentagramma, comincio ad arrotolare l'angolino verso l'interno, così, aiutandomi con una matita, facendo venire quindi questa forma e prendendo l'attaccatutto appiccico l'uno sull'altro e adagio il terzo e lo applico proprio qui al centro della mia maschera, come con un punto di colla. Adesso dobbiamo mettere un altro orpellino. Voglio fare una sorta di decorazione a ventaglietto qui ai lati. Prendo la mia carta da musica e ne taglio una striscia. Faccio adesso uno zig zag un po' storto, guardate, un po' avvoluta. Due, una sorta di ventaglietto. Tre, non importa se non viene preciso, non ce ne importa proprio nulla, perché adesso poi lo rifiniamo e lo facciamo venire perfetto. Lo rifiliamo con le forbici e lo facciamo venire perfetto. E 4. Ok, questo io lo andrò a mettere, non così voluminoso, comunque qui. Ok? Quindi, cosa facciamo? Tagliamo questo, che è di troppo. Zac. Tagliamo questo. Zac. Tagliamo anche questo. Quindi tutto quello che non si vede, in questo caso diamo vigore all'apparenza, quindi questo, rifiliamo benissimo anche questo, e sul retro diamo un punto di colla alle varie pieghe, e anche sul davanti, nella parte bassa, un punto di colla tra le pieghe. Uno, in modo che nulla si muova e sia tutto ben piatto. Sul retro incolliamo. Faccio anche dall'altra parte. Ok, e questo è il risultato ottenuto fino a questo momento. Adesso è il momento di aggiungere i nostri bellissimi plettri. Decidiamo noi la composizione che vogliamo dare. Un attimino che ci pensi. Ok, ho più o meno composto il modo in cui voglio che siano i miei plettri. Vado ad attaccarli. Vado ad attaccare le chiavi musicali, potete farlo anche con la colla a caldo, e adesso se avete degli strassini, dei glitterini, io ho gli strassettini questi qua, sia rossi che blu, e ci stanno molto bene, andiamo ad arricchire ulteriormente la nostra mascherina, qui dove è giusto che siano per dare un senso alla chiave. E poi vado a inserire questi glitterini anche un po' ovunque, come punti luce, sulla mia mascherina. Quindi le metterò qua giù sui plettri. Questi sono adesivi, quindi mi tolgono un po' di lavoro. Insomma, renderanno più carnascialesco, diciamo così, il tutto. Poi, se voglio rifinire qua dietro, nulla di più semplice. Una striscia di carta Pannofix, che riprenda più o meno le forme della parte superiore della mascherina, e copriamo tutti gli incollaggi. Ok? Così viene anche pulita sul retro. Adesso la parte più importante. Stacchiamo gli adesivi e rendiamo la nostra mascherina un carnocchiale. Ok, posizioniamola. È fatta. È il momento della verità. Eccoli!
i nostri carnocchiali e guardate che tenacia, guardate, guardate! Ce la faranno a supportare il vostro carnevale, ad accompagnarvi, ad essere contenti e a ballare come dei pazzi! Yeah, yeah! Bene, scatenate! Sono totalmente impazzita, guardate dietro che sono belli, molto semplici, basterà, vediamo, li metto. Fantastici. Avanti, va, mi faccio anche una fotina con i carnocchiali, poi vediamo, ve la metto nel video. Guardate che sono belli. Non vi spaventate, la chiave di violino non rimarrà così, le volute appena si asciugheranno perché ancora è fresca avranno una forma molto più aggraziata, anche la chiave di sol, si chiama chiave di sol, l'ho chiamata chiave di sol per tutto il tempo, credo di sì, mia mamma mi ucciderà, lei suona il pianoforte se ho sbagliato, comunque in generale credo che la nostra musica sia pronta per andare a spararsi più folli dei balli nelle piazze più concitate d'Italia. E allora uscite con i vostri carnocchiali e rendete creativo il vostro carnevale. Vi lascio le foto, buon divertimento e noi ci rivediamo dopo. I carnocchiali non sono un'idea troppo simpatica, diversa, sicuramente attirerete l'attenzione di tutti alla festa, tutti vorranno provarli, tutti vi diranno che sono una figata, ne sono convinta, perché sono veramente comodi, utili e finalmente il carnevale non è più una tortura con quella cosa appiccicata in faccia che a me dà un fastidio, con quell'elastico che tira. Poi se siete degli scalmanati e volete tenerla sempre fissa, basta mettere l'elastichino dietro le stecche, dietro le asticelle degli occhiali e quella da lì non si muove proprio più. Spero che questa idea vi sia piaciuta, è sicuramente originale e nuova, quindi spero che voi la possiate interpretare in 3.000 modi diversi, con 3.000 maschere diversi, potreste fare anche un'intera festa tema carnocchiali, spiegare cosa sono ai vostri amici e ognuno farà interpretare una maschera. Se le farete, mi raccomando, lasciatemi una foto sulla mia pagina Facebook con l'hashtag carnocchiali, in modo che andando lì io possa vedere tutte le vostre mascherine sulle vostre lenti. E allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e condividetelo, e soprattutto vi aspetto sulla mia pagina Facebook, su Instagram e sul mio blog, i link dei social li trovate qua sotto nel box informazioni. Vi aspetto anche sempre su Due Cuori Una Cappa, il mio secondo canale che gestisco insieme a mio marito. Qui trovate il link di accesso diretto per l'iscrizione. Iscrivetevi anche di là! A me non rimane che augurarvi il più strepitoso e originale dei carnevali e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Ciao! Buon carnevale! Che sei bravo! Facciamolo vedere! L'hai fatto tu? Da solo? Guardate che ha fatto Enzo! L'ho aiutato dalla nonna e gli diceva non uscire dai bordi. Davvero? E poi l'hai fatto tutto sì, tu? Sì, l'ha fatto lui. E i tondini come li ha fatti? Ho messo il bicchiere e poi passate il pennello. Ma che bravo! Vieni, artista! Soddisfazioni, soddisfazioni! Ma è per me questo fiore? Che bello, che bello! Bene, sono contenta. Ciao papà! Ciao!